Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Di Prima Mattina, la rassegna stampa di Super J. Questa mattina il buongiorno insieme a me dei nostri studi ve lo dà anche Fabiana Sbraccia dalla regia. Iniziamo, ormai conoscete il canovaccio, con la lettura delle principali notizie dei quotidiani Il Centro e Il Messaggero, per poi dedicare la seconda parte della rassegna alla chiacchierata con l'ospite. Questa mattina sarà qui con noi, direttamente dall'Associazione Culturale Fare Arte, Flavio Pistilli, per parlare di un progetto, un nuovo format televisivo che sta nascendo in collaborazione tra Super J e Fare Arte. Ma andremo poi ad approfondire la notizia appunto nella seconda parte con la chiacchierata con l'ospite. Adesso soffermiamoci chiaramente sulla lettura delle principali notizie dei quotidiani, partendo dalla prima pagina del Centro, che questa mattina si sofferma su due argomenti importanti, cioè la questione della viabilità e chiaramente non può mai mancare la questione del Covid. Strade a pezzi, il titolo principale, arrivano 9 milioni e con gli aiuti ai comuni dell'entroterra teramano colpiti dal terremoto del 2016, mentre nella fotonotizia i ricoveri Covid costano 24 milioni all'Abruzzo, quindi la stima dei costi dei non vaccinati. Il vaccino evita complicazioni e conviene anche economicamente. I pazienti Covid costano 24 milioni al sistema sanitario. Addio al dottor Tonino Venturoni. Teramo aveva 91 anni, lutto anche nel sindacato. È scomparso Cucinella, detto Peppino Cucinella, storico segretario provinciale e regionale della CGIL. Progetto antierosione a Silvi, barriere in mare, rischio stop, ditta in difficoltà, regione pronta a rescindere il contratto. Alba Adriatica, sgomberato un edificio occupato da 15 abusivi, mentre a Teramo una notizia di cronaca, minaccia con il coltello la sorella e il cognato. Di spalla chiaramente la terza dose, parliamo di vaccini per 324.000, Parruti afferma meglio aprire a tutti. Dal 1 dicembre terze dosi anche a quarantenni e cinquantenni, che in regione sono appunto 324.000, un abruzzese su quattro. Ma l'esperto, chiaramente, come abbiamo detto, sostiene che occorre aprire a tutte le età. Teramo, 9 donazioni di organi da inizio anno, gesti che raccontano atti d'amore e di speranza di familiari che hanno il coraggio e la forza di guardare oltre. Sale appunto a 9 il numero delle donazioni di organi dall'inizio dell'anno. Coronavirus, vaccini, l'Abruzzo si difende. Terza dose, come abbiamo detto leggendo la notizia di prima pagina, terza dose a 324.000 over 40, l'avrà un cittadino su 4. Dal 1 dicembre scatta la seconda fase dei richiami di massa, tutti i numeri in regione. Già superate le 50.000 dosi, ma diventeranno il triplo. L'Abruzzo è al decimo posto in Italia nella classifica delle immunizzazioni extra in corso dal 18 settembre. Parruti, bisogna aprire a tutte le età. L'esperto infettivologo preoccupato per le scuole chiede di vaccinare anche i giovanissimi. Ecco la stima di cui parlavamo in apertura, quanto ci costa il Covid, il calcolo fatto dalla Cattolica, che ha stimato in 8.000 euro il costo medio per ogni ricoverato, 25.000 per ogni paziente in terapia intensiva. In regione sono stati circa 3.000 i ricoverati. Sempre secondo la stima, il vaccino fa risparmiare. Il rapporto vuole dimostrare con i numeri la convenienza per il sistema sanitario della campagna di vaccinazione. Ricoveri spesi appunto 24 milioni, ecco il prezzo che la Regione ha finora affrontato per curare malati in ospedale. Nel frattempo possiamo vedere la mappa del contagio, che riporta l'ultimo aggiornamento alla giornata di ieri con 145 nuovi casi tra 2 e 87 anni, di cui 56 nel teramano. I contagi restano comunque alti, sono 145, ma questa volta dopo Sulmona le città più colpite sono Chieti e Pescara. Abruzzo, parliamo di lavoro, chi assume e dove. I comuni cercano segretari, maxi concorso per 345 posti.
La domanda scade il 9 dicembre, prevede anche un corso e il tirocinio finale. La Polizia Penitenziaria recluta 1.479 agenti, poi il municipio di Scafa e quello di Notaresco. I due enti hanno realizzato i bandi pubblici per assumere 4 impiegati per gli uffici. In Abruzzo ne servono 162, mancano soprattutto nei comuni montani in affanno per la pandemia, lo sostiene Lorenzo Berardinetti dell'associazione Unicem, che parla chiaramente dell'assenza dei segretari comunali che sta paralizzando l'attività di molte amministrazioni. Bonus idrico 1000 euro per bagno e cucina è finalizzato al risparmio dell'acqua, può essere chiesto come rimborso per spese sostenute nel 2021. Rientra chiaramente tra gli aiuti ancora attivi prima che entrino in vigore quelli previsti dalla nuova legge di bilancio. Abruzzo, situazione viabilità, cantieri autostrada. Tra Pescara Sud e Pescara Ovest continuano le chiusure fino a domani, poi tregua solo di un giorno. Stop al lungo cantiere durante il ponte dell'Immacolata. Lavori anche lungo la A24, il tratto tra L'Aquila Ovest e Turnimparte inaccessibile per 2 giorni, dalle 22 alle 6 del mattino, in tutte e due i sensi di marcia. Le nuove chiusure notturne in A14 per 2 giorni, interessato il tratto Ortona-Val di Sangro in entrambe le direzioni. INPS, ecco il calendario dei pagamenti, le date dell'erogazione di novembre dal bonus bebè al reddito di cittadinanza, alla NASPI, all'assegno temporaneo per i figli e il bonus IRPEF, tutte le date dei pagamenti che si terranno a novembre. Andiamo avanti per arrivare alle notizie della nostra provincia. Arriviamo appunto a Teramo, post sisma arrivano altri aiuti, oltre 9 milioni per sistemare le strade a pezzi dell'entroterra. Teramo sarà soggetto attuatore delle opere anche per alcuni comuni del Pescarese e dell'Aquilano. Il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, afferma: battaglia vinta, ma ora si deve sbloccare l'assunzione di personale. Appello dopo l'assemblea del Lupi, Draghi ridia alle province l'autonomia finanziaria. Quaresimale, l'assessore regionale, grande occasione per il territorio, contratto di sviluppo, il ministro Carfagna anticipa 21 milioni. Addio a Cucinella, simbolo della CGIL, lo storico sindacalista della funzione pubblica, è morto a 82 anni. Il ricordo dei colleghi sapeva guardare sempre oltre. Crisi demografica, le reazioni. A quanto pare c'è fuga dalla città, il centrodestra va all'attacco incolpando l'amministrazione comunale, colpa della giunta D'Alberto. Per il coordinamento dei gruppi consigliari lo spopolamento non è una conseguenza del terremoto, ma sostengono che i servizi offerti sono scadenti, le tasse sempre più alte, così il capoluogo perde il suo ruolo. Il consigliere di Futuro In minaccia di fare degli esposti. Mega parcheggio dell'ospedale, Fracassa chiede di vedere gli atti. Richiede appunto l'accesso agli atti per la questione del megaparcheggio dell'ospedale Mazzini di Teramo che non è stata mai completata. Gammarana per Maccozzi, via Randi ridotta di 7 metri. Parliamo della strada appunto via Potito Randi, ridotta in larghezza di circa 7 metri, dagli iniziali 19 passata a 12, con perdita di almeno 30 parcheggi per realizzare un marciapiede. In piazza Martiri della Libertà, lavori al Vescovado, torna l'illuminazione. La notizia di cronaca che abbiamo letto in apertura, minaccia col coltello la sorella e il cognato e li caccia di casa. Parliamo di un teramano cinquantenne a processo per atti persecutori ai familiari e accusato di averli aggrediti sulle scale dell'abitazione. Pugno a Di Mascio, la questione che riguardava l'aggressione a Cetteo Di Mascio, respinto il ricorso di uno degli arrestati, aveva chiesto di lavorare. Aveva appunto fatto ricorso per il permesso per lavorare, ma i giudici lo hanno respinto. Parliamo del trentenne Vincenzo Ciarelli di Bellante, uno dei due giovani finiti agli arresti domiciliari per l'aggressione a Cetteo Di Mascio.
Addio anche a Tonino Venturoni, aveva 91 anni, domani ci saranno i funerali, medico e grande sportivo. La sanità nella nostra provincia, donazione di organi a Teramo, 9 interventi da inizio anno. L'ultimo qualche giorno fa su una donna di 55 anni, il suo fegato ha salvato una vita a Roma. Il direttore di Giosia sostiene un risultato che è frutto di un profondo impegno del nostro personale. La protesta del Nursing, infermieri in stato di agitazione, l'indennità professionale finanziata non è stata ancora erogata. Nuovo ospedale, i comitati chiedono un incontro alla ASL. Parliamo dei comitati di quartiere di Teramo che chiedono appunto un incontro al direttore generale Maurizio Di Giosia. I numeri della pandemia vanno in quarantena, ben 11 classi oggi, tamponi a Castellalto. Sono 11 le classi in quarantena, sparse tra i comuni di Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. In queste classi sono state sospese le attività, mentre a Castellalto nella giornata di oggi si terrà lo screening che riguarderà studenti e personale scolastico, che era stato anticipato dal sindaco circa 2 giorni fa in una nota diffusa su Facebook, che riportava anche a quella giornata il numero dei casi positivi che si aggirava sui 51 casi. Prato Selva, il comune rinuncia alla sospensiva, contenzioso Fano Adriano, Gran Sasso, Teramano, il Consiglio di Stato deciderà direttamente nel merito, più vicina alla giudicazione degli impianti a Finori. Fano Adriano, un 86enne, trovato morto nella sua auto. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha visto il corpo in macchina nella zona di Prato Selva. Quando i soccorsi sono arrivati, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Era appunto un pensionato di 86 anni di Roma. Giulianova, coppia di anziani derubata in casa di soldi e ori, sono entrati in casa con la scusa di chiedere informazioni su un appartamento in affitto e una volta all'interno, mentre due donne tenevano occupati due anziani, un terzo complice si è intrufolato nella stanza da letto per rubare gioielli e contanti. Scuole superiori, ecco le classifiche, gli istituti del Teramano segnalati dalla Fondazione Agnelli nei diversi indirizzi. Tra i licei classici prevale il Saffo di Roseto, tra gli scientifici gli Illuminati di Atri, in campo tecnico diversi primati per il rosetano Moretti. A Basciano i residenti votano il bilancio partecipativo. A processo l'uomo con 5.000 foto di bambini, Martinsicuro, disposto il giudizio immediato. La difesa del 43enne in carcere chiede il rito abbreviato. Alba, sgomberato edificio occupato da 15 abusivi, la palazzina di via Cavour al centro di una procedura fallimentare del tribunale. La riconsegna degli alloggi è stata pacifica, solo un denunciato per resistenza. Ad Alba Adriatica passi avanti verso l'appalto per il ponte di via Ascolana. Due passi avanti in realtà verso la ricostruzione sia del ponte di via Ascolana fra Alba e Corropoli che di quello sempre sul torrente Vibrata fra Nereto e Santomero. Vaccini, il servizio torna a Nereto. Nel 2020 era stato trasferito a Tortoreto. Guardia medica, si cercano soluzioni. A Martinsicuro invece un'altra discarica abusiva tra via Bolzano e la statale 16. Zona nord di Giulianova, opera attesa da anni, collettore di via Parma. Parte la procedura per avviare i lavori. L'assessore Di Candido afferma intervento indispensabile per scongiurare il rischio allagamenti nella zona. Già stanziato 500.000 di euro, si procederà con la selezione del minor prezzo delle offerte. Di spalla a Piazza Buozzi, invece, oggi e domani festa con vino, piatti tipici e gruppi folk. Caso Forza Nuova, l'opposizione accusa Arboretti e Ortolani, sostengono pagina nera per il Consiglio, maggioranza autoritaria e senza cultura politica. Competenze digitali, il Curie ospita un meeting europeo, parliamo del liceo scientifico Curie di Giulianova.
La sentenza a Tiosceni, giovane condannato a 4 mesi per il reato appunto di atti osceni in luogo pubblico avvenuti davanti a 3 ragazzine minorenni. Si tratta di un 22enne di Giulianova. A Bociano invece interrogazione sul personale da parte del gruppo di opposizione Obiettivo Bociano. Stadio Fonte Olmo, presto l'agibilità e il bando di gestione. Siamo a Roseto, tra un mese il collaudo, poi via le limitazioni per il pubblico. La Rosetana con l'affidamento miglioreremo l'impianto. L'ex sindaco incontra D'Annunzio Pavone, sono pronto a dare il mio aiuto sui temi urbanistici. Per il pontile servono altri 500.000 euro, l'amministrazione Nunes li ha chiesti informalmente alla regione per completare i lavori in corso. Arena Quattro Palme, cercasi progetto, Marconi incontra le ferrovie e dice raccoglieremo quante più idee possibile. Silvi, il progetto antierosione, barriere in mare, l'opera rischia lo stop. La ditta ha difficoltà nel trasportare dei materiali, la regione minaccia di rescindere il contratto e di fare un altro appalto. Atri annullato per il secondo anno consecutivo a causa del Covid, l'antichissimo rito dei faugni. Pineto invece ottiene la bandiera verde, premio alla valorizzazione delle produzioni tipiche e sostenibili. Andiamo avanti per arrivare alle notizie sportive. Domani il derby. Il digiuno di gol dura da 186 minuti, ovvero dall'ultimo acuto contro l'Olbia. Gli attaccanti non segnano della trasferta di Siena. Serie C, Pescara via del gol smarrita, De Marchi pronto a graffiare. Serie C invece a Teramo, Viero punta al bis, sogno un gol all'Adriatico. Una rete del centrocampista ha già condannato il Pescara nella gara di Coppa Italia. Pallacanestro invece, Serie B, Roseto vuole consolidare il primato, Pastore, battiamo Rieti. Prima di passare adesso alle notizie del Messaggero, andiamo a vedere il servizio realizzato ieri da Dorotea Mazzetta riguardo la notizia che abbiamo letto precedentemente sulle considerazioni del consigliere Fracassa in merito al parcheggio dell'ospedale. Andiamo a vedere. L'ospedale Mazzini di Teramo rischia di non essere mai completato. Il consigliere comunale di Teramo, Franco Fracassa, dice che tutte le autorizzazioni sono scadute. Per questo si è recato nell'ufficio urbanistica del comune per chiedere di ripristinare le condizioni di legge per riprendere il discorso del completamento. Sì, per onor di cronaca questo argomento è stato portato in consiglio appunto da Pilotti, che è stato molto molto capace nel spiegare a noi che stavamo lì questa problematica. Io l'ho voluto approfondire andando a prendere tutta la documentazione e purtroppo viene un quadro veramente allarmante. Fu definito ecomostro, effettivamente lo è. La cosa grave, molte volte è stata parlata in consiglio da parte di Santa Croce, che io voglio ricordare, Sandro, e Sandro disse che quell'opera non si sarebbe mai completata. Erano previste diverse strutture all'interno dell'opera, anche ad esempio una chiesa. Erano previste tantissime strutture all'interno, infatti il comune di Teramo non fece pagare la Bucalossi, oppure pagarono una somma irrisoria di 7.400 euro, appunto perché in quell'opera all'interno vi erano delle strutture diciamo importanti, che andava dalla chiesa alla sede della banca a tutte le strutture commerciali che oggi vediamo ancora lì fuori, e veniva una sala di 300 posti, insomma. Dunque, attualmente alla luce di quello che ha riscontrato lei, è tutto fermo ed è impossibile riprendere in mano la situazione perché sono scadute tutte le autorizzazioni ad intervenire, a costruire. Attualmente è un abuso edilizio, così come lo vediamo. Io ho chiesto al dirigente di fare il proprio lavoro, lui non ne ha colpe perché è un dirigente appena nominato, però deve svolgere il suo compito, è quello di vedere tutto quello che necessita
perché io pretendo che quell'opera venga terminata, anche in memoria di quel nome che le ho fatto prima. Perché? Perché Teramo non merita di vedere la collina più bella in quelle condizioni, e le voglio ricordare per ultimo che in quella collina sono state tagliate 400 piante di alto e medio fusto, e la Regione Abruzzo fu categorica nel dire: vi facciamo costruire, ma dovete completarlo in un determinato modo, appunto per mitigare questo cemento così come lo vediamo oggi. Bene, sono passati 14 anni e l'ecomostro è ancora lì. Bene, andiamo avanti con la lettura delle notizie del quotidiano Il Messaggero, che si sofferma appunto nella prima pagina sulla terza dose. Ora si va veloci, riorganizzata la rete delle somministrazioni, raggiunta quota 50.000, preoccupa ancora il Teramano, il territorio più colpito dal Covid. I contagi sono stabili. Ucciso in soggiorno, gli interrogatori finiscono nel nulla. Sentiti e lasciati in libertà i primi testimoni, nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia. Nella fotonotizia, respinto l'emendamento Colletti, ci prova la Pezzopane, tribunali da chiudere, ultima battaglia. Parliamo della riforma della giustizia, l'ultima battaglia contro la chiusura dei tribunali minori. Nella foto abbiamo come riferimento quello di Lanciano. Dea di secondo livello, nuova fronda pro Pescara, Pietrucci insorge. Parliamo appunto di Covid, vaccino, le terze dosi a quota 50.000, finalmente accelerano le somministrazioni, si è rimessa in moto la macchina sanitaria, la provincia di Teramo continua ad essere la più colpita della regione. Intanto sulla carenza di pediatri il governo ha dato rassicurazioni al senatore Luciano D'Alfonso. Addio ai tribunali minori, ultima chance per tentare il salvataggio dopo la bocciatura dell'emendamento Colletti. Ci prova il deputato Stefania Pezzopane, ma il governo è contrario. Leggiamo velocemente i principali titoli anche delle altre province per avere uno sguardo regionale. A Pescara, Gentile, 2 milioni venuti dal nulla. Nelle carte del sequestro contro l'imprenditore di Montesilvano, il trucco per creare fondi per l'acquisto del resort in Sardegna. Nuova sala operativa per coordinare le 300 spy cam, la control room della Polizia Municipale inaugurata dal sottosegretario Molteni. All'Aquila invece bus, più corse L'Aquila-Roma, i pendolari scrivono al prefetto. Per le chiese una nuova convenzione per velocizzare progettazioni e appalti, accordo tra il segretario regionale Mick Usra Usrich e la struttura tecnica di missione. Pedopornografia, avvocato indagato, la polizia si presenta a casa del professionista ora sospeso con un mandato di perquisizione. A Chieti, ucciso in casa, sotto torchio gli amici di Ciammaichella, via gli interrogatori dei carabinieri. Case popolari, canoni a rischio aumento. Arriviamo ora a Teramo, vivo con il cuore di un'altra, mia figlia porta il suo nome. È la storia di Elena Corona, presidente Aido di Teramo, ieri nono espianto al Mazzini, record donazioni di organi. Leggiamo nel taglio alto, Pineto è uno dei tre comuni italiani con Sambuca di Sicilia e Rocca Imperiale con la bandiera verde Agricoltura 2021. Anziano muore dissanguato in auto, il dramma di Pietra Camela, l'anziano che si è tolto appunto la vita tagliandosi le vene con un taglierino che i carabinieri hanno ritrovato accanto al corpo. Deceduta all'ospedale di Senigallia, Katia Castelli aveva 58 anni. Era figlia dello storico cancelliere Vito del Tribunale di Teramo. Una notizia curiosa, il geologo che riesce a fare tutto senza il cellulare. Parliamo del geologo Leo Amadoli che non ha appunto nessun tipo di contatto tecnologico, nessuno squillo, mai un messaggio, né una suoneria, WhatsApp, neanche a parlarne.
Covid, contagiati moglie e marito, la coppia è un cinquantenne in terapia intensiva, non sono vaccinati, altri 56 positivi. Il Teramano resta la zona più colpita d'Abruzzo. Il sindaco di Castellalto torna negativo, calano i nuovi casi, ancora emergenza a Roseto, polemica per le scuole in DAD. Ad Alba Adriatica sgombero di 15 alloggi che, come abbiamo letto prima, erano appunto occupati abusivamente, una denuncia. Bolkestein, i balneari temono di perdere tutti gli investimenti. Il segretario Coba di Giulianova raccoglie le preoccupazioni della categoria, noi lasciati soli. Un appuntamento di cultura invece, i diari degli anni di piombo ad Atri. Il volume è stato curato dai figli di Andreotti, Serena e Stefano, che raccoglie appunto i diari inediti del periodo che è stato definito appunto come gli anni di piombo. Sindacato in lutto, addio a Peppino Cucinella, se n'è andato, una colonna del sindacato provinciale e regionale della CGIL. Arriviamo alle pagine sportive. Pescare il derby Zoom sulla difesa. Mister Auteri contro Teramo con il 4-3-3. La retroguardia sarà sorvegliata speciale. Ingrosso e Drudi, sarà un match delicato, ma vogliamo fare una partita importante. Auteri si riaffida a De Marchi. Ritroviamo il gol. Amatori in vetta, Castorina esalta i suoi. Il coach, i ragazzi stanno mostrando tanto cuore. In A2 la Lux Chieti, preoccupata per Jackson. Teramo, i dubbi del doppio ex. Luca Di Matteo fu lanciato dai biancoazzurri e centrò la promozione in B del Diavolo. Troppa emozione, non riuscirò a tifare per nessuno. Bova e Andreca sono out, Lombardo, Anziasmanovic e Rillo saranno in ballottaggio domani per due maglie ai lati della difesa. Ufficiale, la società ha definito l'accordo con Sandro Federico per il suo ritorno, ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Eccellenza invece, le certezze delle tre big, il campionato è lungo. E qui possiamo trovare un riepilogo del turno. Bene, ed è tutto anche per la pagina sportiva. Adesso le previsioni meteo, una breve pausa pubblicitaria e poi ci rivediamo chiaramente tra poco con la seconda parte di Prima Mattina, con la chiacchierata con l'ospite. Sarà qui con noi Flavio Pistiglia. Tra poco. Buon venerdì a tutti. Da giorni una circolazione depressionaria continua a muoversi con minimo attorno al Mediterraneo occidentale, coinvolgendo in fortissimo maltempo l'estremo sud e in tempo molto umido buona parte del centro-sud. Anche oggi nessuna novità sostanziale, ma nel weekend ci sarà spazio per qualche cambiamento. Un impulso fresco atlantico riuscirà a penetrare nell'Europa centrale per poi tuffarsi in Mediterraneo, ma così facendo non farà altro che rinvigorire la circolazione depressionaria in essere, alimentando ulteriore maltempo. In Abruzzo il tempo rimarrà piuttosto uggioso anche oggi e la risalita di corpi nuvolosi carichi di pioggia da sud potrebbero favorire precipitazioni più significative nella seconda parte di giornata, soprattutto nei settori occidentale e meridionale della regione. La ventilazione è sempre di debolissima intensità e di direzione variabile, il mare calmo o quasi calmo. Le temperature sempre stazionarie, con valori massimi compresi tra 13 e 16 gradi e minime della prossima notte tra 8 e 12 gradi. Per il meteo è tutto, buon proseguimento di giornata. Eccoci qui, ben ritrovati con la seconda parte di Prima Mattina. Come vi avevo anticipato all'inizio, l'ospite di questa mattina viene direttamente da Fare Arte, l'associazione culturale di Teramo, ed è qui con noi Flavio Pistilli. Ciao. Buongiorno, Flavio. Buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per avermi invitato. E chiaramente la tua presenza qui oggi è voluta perché noi vogliamo... Non è un caso. Non è un caso. Esatto, perché noi vogliamo innanzitutto annunciare
l'inizio di una bella collaborazione, esatto, diciamo, tra la nostra realtà e la vostra e realtà. La nostra, tra Super J e l'associazione culturale Fare Arte, perché sta nascendo, è in progetto, ma lo stiamo praticamente attuando, un nuovo format televisivo che si chiamerà Lezione di Prova. Esattamente, Lezione di Prova. È un format che farà vedere un po' da vicino quello che facciamo noi, la nostra attività, l'attività di Fare Arte, una delle tante attività di Fare Arte, perché poi parleremo anche, insomma, di altre cose che noi facciamo, cioè l'attività didattica che svolgiamo. In ogni puntata sarà presente un ospite col quale ci sarà una chiacchierata, insomma, una breve intervista, ma chiamiamola più chiacchierata informale che intervista. Però si chiama Lezione di Prova. Lezione di Prova, per perché un il nostro particolare. Ospite, l'ospite che di volta in volta verrà in trasmissione, si cimenterà nella prova di un strumento musicale, di canto, di recitazione, insomma farà una prova di quello che noi facciamo normalmente all'interno della nostra scuola. Ci sarà un'incursione in una delle aule in cui è in corso una lezione, l'ospite ascolterà, insomma, qualche minuto della parte finale della lezione e poi verrà guidato dall'insegnante di turno per provare a fare qualcosa, magari è già capace di fare qualcosa e quindi ce lo farà, esatto, nascosto. Scopriamo un talento, oppure lo metteremo in difficoltà, così scherzando, in realtà glielo stiamo anticipando, ma voi, certo, quando li contattate gli ospiti glielo dite che verranno torchiati? Assolutamente no, glielo diciamo che è d'obbligo cimentarsi in qualcosa, quindi loro verranno già sapendo che dovranno essere messi, saranno costretti a fare gli artisti o comunque, insomma, a provare e per capire forse anche da vicino il lavoro che noi svolgiamo all'interno della nostra associazione, l'attività formativa, educativa dei ragazzi, quindi diciamo che proveremo a farli entrare nella nostra realtà. Nel nostro mondo, esatto. Ed è appunto un bel progetto, un nuovo format televisivo che andrà in onda sul nostro canale 634, il canale di Super J, ma sarà anche in diretta Facebook, in streaming sul nostro sito, che si chiamerà appunto Lezione di Prova, come vi abbiamo anticipato, e che andrà in onda ogni lunedì alle ore 20:20. Noi abbiamo il lunedì una bella programmazione, non ve la ricordiamo sempre, dopo il telegiornale c'è, cioè alle ore 20 Dillo a Stellina, mentre alle ore 20:20 inizierà questo nuovo format, per poi passare alla prima serata alle ore 21 con Super Goal condotto da Walter Cori. Ed è appunto nato dall'idea, diciamo, di portare un po' le nostre telecamere all'interno di questa associazione culturale per vedere, certo, da vicino quello che concretamente fate, perché, certo, voi avete davvero una bella schiera di collaboratori, di professionisti e artisti, sì, ormai di ragazzi che lavorano, certo, con che voi. Lavorano con noi. Noi siamo presenti ormai da più di 15 anni, insomma, ci avviamo al 16° anno di attività. Siamo nati come Fare Musica e nel corso degli anni abbiamo ingrandito il nostro bacino di lavoro e quindi da Fare Musica ci siamo trasformati in Fare Arte, includendo anche la recitazione, la danza, l'organizzazione degli eventi, i servizi per gli spettacoli, insomma tutta una serie di altre cose, le produzioni artistiche, per cui, diciamo, è diventata una famiglia sempre più grande che, come dicevi tu, si basa sull'apporto di tanti collaboratori, di persone che sono diventate nel corso degli anni fondamentali per noi. Ecco, stiamo anche vedendo qualche immagine della nostra sede. Della sede, sì. E poi tra l'altro è appunto Fare Arte, perché veramente all'interno c'è ogni tipo di arte. Noi, sì, siamo, esatto, entrati lì, non ce l'aspettavamo, era per me la prima volta che onestamente entravo proprio nella sede, e ci sono un'infinità di stanze, in ogni stanza c'è, esatto, c'è un'attività diversa, sì, esatto. E quindi sarà bello anche questo, insomma, esatto, per il nostro format, perché l'ospite, che tra l'altro lo ricordiamo, sarà condotto da Gianluca Pierannunzi. Sì, che è un altro una colonna portante di Fare Musica. Ecco, lui Gianluca è con noi da tanti anni, insomma, in varie vesti, e adesso tornerà nella veste di conduttore. Lui è già stato conduttore anche per altre
nostre trasmissioni televisive, altri format che abbiamo fatto nel corso degli anni, che insomma 15 anni sono tanti. Certo. E quindi adesso tornerà nuovamente nella veste di conduttore, di mattatore, sarà colui che introduce l'ospite, che farà questa chiacchierata informale e che poi lo farà entrare nel vivo, nella realtà, come dicevamo prima, all'interno di una delle aule che hai appena menzionato, e si cimenterà insomma in questa sua attività. Noi facciamo davvero tante cose, la sede è una sede molto grande, dispone di tante aule, di un open space di quasi 200 metri quadri dove facciamo attività di danza, di recitazione, dove soprattutto in era pre-Covid organizziamo dei piccoli spettacolini, adesso insomma chiaramente con le dovute limitazioni imposte per quanto riguarda soprattutto il numero di persone, il distanziamento e tutto il resto. E poi abbiamo organizzato eventi, abbiamo organizzato spettacoli, me ne viene in mente uno fra tanti, il premio Nino Dale, che noi abbiamo ideato nel 2008 per ricordare il maestro Nino Dale, ovviamente, un premio che viene attribuito per meriti artistici alle persone insomma del territorio, non solo teramano, insomma della provincia teramana, anche dell'Abruzzo, persone che per meriti artistici insomma hanno raggiunto degli obiettivi importanti. Poi abbiamo prodotto un film che è uscito nel dicembre del 2019, La Presentosa, insomma un film interamente realizzato con risorse del territorio, quindi con attori che hanno frequentato i nostri corsi di recitazione, a cui si sono aggiunti degli attori professionisti, operatori di ripresa, insomma tutta la squadra di lavoro del territorio, esatto, sì. Abbiamo fatto davvero tante cose. Per tornare al format, noi dicevamo che saranno presenti degli ospiti, ma saranno presenti degli ospiti conosciuti, certo. E sarà questa la cosa divertente, diciamo. Esatto, perché ci saranno degli ospiti insomma che la gente conosce, soprattutto che non ci si aspetta di vedere, che non ci si aspetta di vedere in un contesto del genere, certo. Quindi ci sarà anche qualche ospite addetto ai lavori. Chiaramente cercheremo anche di catturare gli ospiti importanti del settore artistico che gravitano nella zona, però poi per il resto insomma ci saranno personaggi conosciuti del nostro territorio. Adesso non spoileriamo niente. Però insomma sarà anche divertente vedere magari qualche politico cimentarsi, in una lezione di canto insieme, esatto, a poi Nicoletto. Magari perderà dei voti forse dopo questo, però, oppure ne guadagnerà. Quindi questo non lo sappiamo, è tutto da vedere. Certo. Comunque noi non diciamo altro per il momento, certo. Ancora non c'è una data d'inizio perché in questo momento stiamo provvedendo alle registrazioni, sarà comunicato insomma brevissimo, però ricordiamo assolutamente di tenere ben dritte le orecchie, certo. Perché a breve inizierà lezione di prova, collaborazione tra Super J e Fare Arte ogni lunedì alle 8:20 di sera, chiaramente, quindi alle 20:20 sui canali di Super J. Come dicevamo, quindi noi entriamo un po' nel vivo di quella, certo. Che è la vostra scuola. Voi avete, a parte figure particolarmente note, che siete voi chiaramente, c'è Nicoletta Dale che salutiamo assolutamente, avete anche dei ragazzi che collaborano con voi, noi, che fanno lezioni. La squadra si è ingrandita tanto, al punto da comprendere anche dei ragazzi che sono stati tanti anni fa nostri allievi prima di tutto, che poi hanno proseguito il loro corso di studi in conservatorio e oggi sono diventati nostri insegnanti. Quindi diciamo che abbiamo seminato e abbiamo anche raccolto i frutti che questi semi hanno dato. Del vostro insegnamento. Esatto, sì. Insomma, è un orgoglio per noi essere riusciti ad appassionare, perché prima di tutto io credo che la nostra funzione sia quella di far appassionare i ragazzi al mondo dell'arte, al mondo della musica nello specifico mio, ma insomma al mondo dell'arte. Certo. E quando ci riusciamo, per noi è sempre un motivo di grande orgoglio. Quando poi decidono di proseguire la loro carriera di studi in conservatorio, di puntare tutto su questo aspetto, noi ci sentiamo un po' gratificati, è una vittoria anche per noi, perché il primo semino forse l'abbiamo piantato proprio noi. Esatto. Quindi questa cosa, insomma, ripeto, è un motivo di grande orgoglio per noi. La squadra è molto, molto grande, perché facciamo tante attività, tanti diversi strumenti, oltre insomma i classici, pianoforte, chitarra,
chitarra, batteria, basso, canto, flauto, sassofono, violino e via dicendo. Sì, infatti in ogni stanza c'è fuori sì, il cartello. Sì, esatto, c'è il cartello di quello che si fa. Fare piano. Sì, abbiamo pensato fare anche canto, di dargli questi nomi. Abbiamo nella nostra struttura anche 3 sale prove, ovviamente, che sono frequentate da gruppi che vengono a provare il proprio repertorio poi per proporsi per andare a suonare. Abbiamo uno studio di registrazione nel quale hanno registrato insomma tanti artisti anche internazionali, quindi insomma anche questo per noi è un motivo d'orgoglio. E nel nostro studio di registrazione produciamo anche le nostre produzioni, che a cui stiamo avendo un altro spaccato di una lezione di basso, quindi uno specifico, ecco. L'aula di pianoforte, insomma. E, diciamo, nel nostro studio di registrazione abbiamo prodotto anche le nostre produzioni artistiche, lavoriamo molto nel settore delle colonne sonore per i film, tante altre attività, c'è una grande collaborazione ormai decennale, anzi ultradecennale, con il maestro Paolo Di Sabatino, sì. Che insomma che vuol dire, oltre ad essere un caro amico, ecco, è un professionista che stimo tantissimo e che, con il quale insomma abbiamo lavorato a tante produzioni artistiche, ma uno per tanti, insomma, ecco, ce ne sarebbero tanti e non li posso menzionare tutti, però quanti. Con Paolo c'è questo legame di amicizia, oltre che diciamo di collaborazione, per cui insomma ho nominato lui, ma vale per tutti gli tra altri. Tra l'altro voi avete davvero ragazzi di ogni fascia di età che sì. Vengono da voi per imparare. E non solo ragazzi, e questa è la cosa più bella, ci sono anche persone ultra sessantenni che vengono, che magari non è mai troppo tardi, è vero, perché magari era il sogno da ragazzo che non ha potuto realizzare, quello di riuscire insomma a suonare uno strumento e a divertirsi. Ripeto, la finalità con cui viene un sessantenne non è certamente quella di farò di questo la mia professione, no, no, per farò di questo, esatto, il mio hobby, sviluppo la mia passione, magari ci vediamo la sera con gli amici in sala prove e suoniamo i brani che abbiamo imparato ognuno con i nostri insegnanti. Per esempio, questa è una cosa che noi facciamo anche con i ragazzi, addirittura anche con i più piccoli. Oltre alla lezione di strumento, noi proponiamo la lezione di musica d'insieme, che è il primo passo, diciamo, per entrare realmente nel mondo di come si deve suonare. Cioè, un conto è fare una lezione di strumento con il proprio insegnante, un conto è poi riuscire a suonare quello che abbiamo imparato insieme agli altri. E quindi sì, perché lì si crea, un'empatia di gruppo, benissimo, una sinergia. Esatto, si crea proprio quello. E quindi, diciamo, ogni ragazzo studia col proprio insegnante il brano che dovrà essere suonato e cantato nella lezione di musica insieme, e poi si mettono insieme i tasselli e si compone il tutto, il risultato. E devo dire che i ragazzi che scelgono di fare anche musica d'insieme maturano molto più rapidamente rispetto agli altri, perché mettono realmente in pratica, cioè non è solo un compitino che sto facendo, certo. Ma è finalizzato a qualcosa che riesco a toccare con mano. Sì, come se fosse un po' un approccio sociale. Esatto, insomma. Esattamente. La funzione sociale è un'altra. Gli altri, integrarlo in una melodia unica, esatto. Diciamo. La funzione sociale che noi svolgiamo è un'altra cosa molto molto importante, perché abbiamo l'onore e l'onere di fare da guida in tutto e per tutto per i nostri ragazzi. Ce ne sono molti che ci raccontano e si confidano con noi di cose che sono successe che magari non raccontano nemmeno ai genitori, quindi sentiamo anche questa grande responsabilità. Certo. Oppure riusciamo, riescono loro, ma insomma un piccolo contributo nostro ce lo voglio mettere, magari anche a superare quelle difficoltà emotive personali grazie alla musica. Io ricordo la mamma di un allievo che alla fine di un saggio venne da me chiedendomi cosa hai fatto a mio figlio. E io ero rimasto lì per lì un attimo. Poi ho detto, sembra una minaccia. Perché ho detto, io non lo riconosco più, lo hai trasformato. Perché questo ragazzo era molto molto timido e riservato, e grazie alla musica era riuscito ad aprirsi, era riuscito
a entrare in un mondo in cui lui era si sentiva bene perché lo apprezzavano per quello che faceva. Quindi devo dire che è anche molto importante il ruolo sociale che c'è dietro a una struttura come la nostra. Sì, ma perché a mio avviso molte volte magari si dimentica che comunque l'arte permette davvero di esprimere se stessi. Certo, molti lo fanno in maniera insomma piuttosto semplice, cioè esatto. Chi è più estroverso, chi invece ha più difficoltà nell'esporre magari la propria persona. È un modo per mettere in piazza se stessi, esatto. non è cosa da poco. E infatti questo nostro progetto mi permetto di dire che potrebbe essere, a mio avviso, uno strumento interessante per poter avvicinare un pubblico che magari non conosce questo mondo, certo. O che talvolta anche lo sottovaluta, certo. Perché è un mondo, a mio avviso, molto sottovalutato, poterlo avvicinare a questo mondo, però non con la classica spiegazione magari di certo. Cosa facciamo, chi siamo e quant'altro, ma rendendolo anche con un pizzico di allegria. Brillante, frizzante, esatto. Certo. Perché come dicevamo sarà molto divertente vedere personaggi conosciuti del nostro territorio che si cimentano insomma in una veste completamente diversa da quella esatto. Per cui li conosciamo, certo. Esatto, sì. Però ecco, come dicevamo, probabilmente molto spesso è un mondo sottovalutato. Tra l'altro, da questo punto di vista, immagino che voi durante l'ultimo anno e mezzo almeno con la pandemia abbiate realmente risentito, certo. Di questa situazione, anche perché lì non so come avete fatto con lezioni a distanza magari, sì, ci siamo video call. Ovviamente ci siamo dovuti adattare a quello che stava succedendo. Voglio dire, siamo forse stati bravi nell'intuire da subito che c'era bisogno di dare un messaggio importante. Noi ci siamo attivati dal primo giorno, anzi dal secondo giorno di lockdown nel 2020, nel marzo 2020, con le lezioni online. Abbiamo fatto una riunione, online ovviamente anche quella, con i nostri insegnanti, dove abbiamo proposto l'idea che avevamo, che era quella di non interrompere minimamente la nostra attività, perché la prima preoccupazione che abbiamo avuto è stata quella di cercare di mantenere l'interesse e cercare di far vivere un'ora diversa a chi era costretto a rimanere a casa per ovvi motivi. Quindi la lezione a distanza, benché sia una cosa ovviamente molto difficile da realizzare, per quanto qui riguarda possiamo vedere, esatto, che utilizzate, queste sono immagini recentissime, esatto, tra l'altro, sì, quindi tuttora comunque esatto. Dispositivi di sicurezza. Quindi la lezione a distanza ovviamente è molto diversa da una lezione in presenza, perché la musica in particolare ha bisogno insomma ecco, di scambio emotivo, di empatia, certo. Tra insegnante, però in quel modo non abbiamo fatto spegnere la passione che c'era e abbiamo dato un'ora di evasione a chi era costretto a rimanere a casa. Noi abbiamo realizzato un nostro portale basato sul sito che già avevamo, integrato con il nostro sistema di gestione, con il quale facevamo didattica online, quindi i nostri iscritti accedevano alla loro area riservata e potevano entrare nelle stanze virtuali in cui si svolgeva la loro lezione. Quindi ci siamo attivati immediatamente e abbiamo messo in piedi questo sistema di e-learning, esatto. Anche per renderlo il più possibile, sì, realistico, esatto, insomma, perché era la nostra scuola, c'era il logo della nostra scuola, c'era l'area, cioè perché è tuttora pronto e attivo, non lo stiamo usando ovviamente, l'area di interscambio dove io potevo caricare gli spartiti degli esercizi, dei brani da studiare, o dove l'allievo mi caricava il video che ha fatto a casa quando non gli riusciva un passaggio, sì. Esatto, quindi oltre alla lezione abbiamo creato una zona di scambio di informazioni per rendere, ripeto, sempre più vicino a quello che facevamo normalmente questo periodo di didattica a distanza. Tra l'altro non lo so, ma immagino che alcune lezioni fossero davvero più complicate da fare a distanza magari rispetto ad altre. Non so, immagino una ballerina che prova a fare qualche esercizio. Quello è per me cioè veramente il mistero, nel senso è stranissimo. Certo. Però anche lì guardo la cosa da un altro punto di vista, è stato anche quello un modo per cercare di continuare a fare qualcosa. Sì. Ripeto, la lezione a distanza
non è paragonabile alla lezione in presenza minimamente, perché spesso nel mio caso correggo la posizione delle mani, dico stai più, cioè una serie di cose che stando vicino riesco a trasmettere, guardando dallo schermo di uno smartphone, di un computer, aspetta sposta un po' l'inquadratura che se no non vedo, cioè è stato obiettivamente difficile. Io costringevo un familiare per tutta la durata della lezione a mantenere il cellulare spostandosi di volta in volta dove gli chiedevo, perché certo, per forza. Caso, detto, mi dispiace, ma cioè, almeno magari una posizione di un dito. Devo avere la possibilità, insomma, di vedere il più possibile. Quindi, magari chi faceva lezione di canto, di chitarra, non aveva questa necessità come la mia. Però nel mio caso avevo necessità di guardare la mano destra, oppure gira dall'altra parte, devo vedere la sinistra, inquadra dall'alto che vedo le posizioni. Quindi sembrava un regista. Una regia, esatto. Una vera e propria regia. Più che un insegnante, sembrava un regista. Allora, tra l'altro, io vorrei chiedere a Fabiana dalla regia di mandare un piccolo contributo, perché noi siamo andati un po' a spulciare, a curiosare certo, quello che succede sulla pagina noi. Social di Fare Arte, dove c'è un contenuto che tu e Nicoletta pubblicate abbastanza frequentemente e che è una cosa, devo dire, molto carina e simpatica, e che entrerà anche a far parte del nuovo format, esatto, televisivo, perché all'interno di ciascuna puntata di lezione di prova, che ricordiamo andrà in onda, vi faremo sapere esattamente il giorno di inizio, ma andrà in onda ogni lunedì, all'interno di questo format ci sarà poi un piccolo minutino dedicato a, diciamo, questa, esatto, non so come chiamarla, non lo so neanche io, perché Nicoletta veramente aveva detto un momento in cui facciamo un po' gli scemi, esatto, così credo definito che sia la cosa migliore, quindi ce la andiamo a gustare questo minutino e vediamo che cosa combinano. Flavio canta, oggi canta. Canti Flavio? Canto l'ultima di Adele. Ah, la canzone è tristissima. Sì, beh, ogni volta, sì, ma ogni volta che, insomma, lascia, viene lasciata, classico, e soffre Adele d'amore. Classico pezzo. Tra l'altro, sta in formissima, dimagrita, proprio alla grande. Grande. Oggi un minuto di Easy on Me. Cosa vorresti dire? Tutto niente. Si è sbagliata. È stato un momentino carino, sì, dai, un minuto di... È successo di tutto con un minuto di... qualche tempo fa ero al Parco della Scienza, una signora scende dalla macchina con il figlio, mi guarda e mi dice: lei è il signor Flavio? Ho fatto qualcosa che non dovevo fare? No, ho detto: io vi seguo sempre su un minuto di... Siete simpaticissimi. Qualche giorno fa si è ripetuto un episodio simile a un funerale. No, addirittura. A un funerale, dopo insomma, era già finita la funzione, fuori dalla chiesa. Io vi seguo sempre.
Ho detto, oh, mi sono preoccupato. Però insomma, ho avuto delle testimonianze strane di persone che non conosco personalmente, che mi hanno raccontato di non vedere l'ora che sia pubblicata la nuova puntata, il nuovo video di un minuto di. Volevo dire una cosina prima di salutarci. Sta per partire una nostra nuova attività, una nostra nuova iniziativa che si chiama Fare Compiti. Ah, ed è un, esatto, per non farci mancare niente. Per non farci mancare niente. Ed è, diciamo, il primo doposcuola artistico, diciamo, di Teramo. Si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per la durata di 3 ore. Nelle prime 2 ore i ragazzi sono assistiti da insegnanti qualificati per lo svolgimento dei compiti, e poi nella terza ora ogni giorno ci sarà un diverso laboratorio artistico, quindi di canto, di musica, di percezione ritmica, di recitazione, di danza, per cui diciamo diamo la possibilità non solo di fare il classico dopo scuola, ma di abbinare anche una di queste attività, anzi tutte queste attività artistiche, e magari per anche lì piantare il famoso primo semino per far partire questa carriera. Esatto, questa molto futura interessante carriera. Potrebbe essere, diciamo, l'occasione giusta per il connubio tra i compiti, le attività, esatto, extrascolastiche, esatto, che, esatto, i genitori cercano sempre di far fare. Potrebbe essere ai questo, figli, sì, nei pomeriggi. Quindi in bocca al lupo allora per l'inizio di questa nuova attività. Vi ribadisco per l'ultima volta, perché l'abbiamo detto fino allo sfinimento, il nuovo format televisivo in collaborazione tra Super J e Fare Arte, che inizierà a brevissimo, lo ufficializzeremo ovviamente sui social e in televisione. Stiamo già registrando le prime puntate presso proprio la sede di Fare Arte, che poi andrà in onda ogni lunedì alle ore 20:20. Mi raccomando, non perdete, per una bellissima occasione sia per avvicinarvi un po' al mondo dell'arte, ma soprattutto per vedere personaggi famosi del nostro territorio cimentarsi in una prova artistica, che è una cosa assolutamente imperdibile. Ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. Detto ciò, io ringrazio Flavio Pistilli dell'Associazione Culturale Fare Arte, salutiamo anche Nicoletta Dale, anche Gianluca Perannunzi, che poi si occuperà della conduzione della trasmissione Lezione di Prova, e ringrazio soprattutto voi per averci seguito anche oggi. Ringrazio Fabiana Sbraccio dalla regia. L'appuntamento con l'informazione torna alle ore 14 con la prima edizione di J News. Quindi grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di giornata.